X Factor, Morgan contro Annalisa. Stoccata del suo produttore. Nella prima puntata dei live di X Factor, Morgan ha già innescato la prima polemica. Le feroci reazioni alle sue parole contro Annalisa. Questa sera, giovedì 26 ottobre, sono finalmente iniziati i live della nuova edizione di X Factor. Alla conduzione, è tornata per il secondo anno di fila Francesca Michielin. Tra i giudici, invece, il pubblico ha ritrovato Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Fedez, tornato a lavoro dopo i problemi di salute. Ma, l'elemento più atteso della serata è stato sicuramente il ritorno di Morgan. A distanza di anni, il cantante è tornato a vestire i panni di giudice, riuscendo fin da subito a non deludere le aspettative. Difatti, a pochi minuti dall'inizio del programma, il leader dei Blu Vertigo ha già innescato la prima polemica. Cosa è successo esattamente? A causare la discordia è stata l'esibizione di Matteo Alieno Pierotti, uno dei concorrenti della squadra di Ambra Angiolini. Quest'ultima gli ha assegnato il brano di Annalisa, Bellissima, riadattandolo in una versione più armonica e meno pop. Dopo la performance, i quattro giudici sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione. Il primo a dire la sua è stato Fedez, che ha confessato di non aver apprezzato il cambio di melodia della canzone. Ecco che, allora, è intervenuto Morgan. Quest'ultimo, però, non si è limitato a commentare il ragazzo, ma ha voluto scagliarsi proprio contro Annalisa e il suo brano. Tu potresti cantare tutto, io non ti avrei mai assegnato una canzone così. Una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico. Ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente. Un attacco duro quello di Morgan, che non è affatto piaciuto ai numerosi fan dell'ex allieva di Amici. Su Twitter infatti si è scatenata una vera e propria bufera sul cantante, contro il quale è arrivata una pioggia di critiche. Tra i diversi utenti che si sono scagliati contro di lui, troviamo anche Davide Simonetta, il produttore del brano Bellissima, nonché ex fidanzato di Annalisa. Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido, ha scritto riferendosi, ovviamente, a Morgan. E, neanche a dirlo, il tweet ha ricevuto subito un'ondata di likes e di commenti di supporto. In tutto ciò, è giusto ribadire che, Bellissima, è stata una delle canzoni di maggiore successo degli ultimi anni in Italia. Lo scorso settembre, il brano è risultato come il primo singolo nella storia di un'artista femminile a rimanere in classifica per ben 52 settimane consecutive. Il 18 settembre, poi, è riuscito a raggiungere le 400.000 copie vendute, diventando il brano di un'artista solista italiana più venduto in Italia nella storia della FIMI. Questo record è stato poi eguagliato dalla stessa Annalisa, con il suo singolo successivo, Mon Amour. In tutto ciò, è giusto ribadire che, Bellissima,
è stata una delle canzoni di maggiore successo degli ultimi anni in Italia. Lo scorso settembre, il brano è risultato come il primo singolo nella storia di un'artista femminile a rimanere in classifica per ben 52 settimane consecutive. Il 18 settembre, poi, è riuscito a raggiungere le 400.000 copie vendute, diventando il brano di un'artista solista italiana più venduto in Italia nella storia della FIMI. Questo record è stato poi eguagliato dalla stessa Annalisa, con il suo singolo successivo, Mon Amour.